Nuovi focolai di xylella nel Fasanese. Coldiretti Puglia chiede un intervento immediato per evitare la diffusione dell'infezione. Siamo in piena emergenza, dicono. Un gruppo di cittadini aiuterà le forze dell'ordine nel controllo del territorio. Il prefetto di Brindisi Umberto Guidato e il sindaco del comune di Cisternino hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per il controllo di vicinato. È emergenza piena per 450 persone del quartiere Torre Rossa di Brindisi, costrette a vivere senza acqua e fogna. La situazione nelle ultime settimane si è aggravata per cause misteriose. Adesso infatti non arriva neppure più l'acqua dei pozzi. Il consigliere regionale Fabiano Amati scrive al prefetto. Un gruppo di ristoratori brindisini ha incontrato l'assessore alle attività produttive del comune di Brindisi, Oreste Pinto, per discutere dei problemi relativi alla chiusura del centro storico. Troppi rifiuti sulla litoranea brindisina. Il comune, dopo aver intensificato i controlli, ha promosso una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con Ecotecnica. Pronti ad un nuovo sciopero i lavoratori di Sanità Service, la società in-house della ASL di Brindisi. Il sindacato Cobas ha convocato un'assemblea per venerdì mattina. Resta delicata la situazione del Brindisi Calcio. I tifosi in un comunicato. La società deve farsi da parte e lasciare a chi ha più possibilità. Ieri intanto incontro tra i soci del Brindisi e l'amministrazione comunale. Riapre al pubblico l'Happy Casa Store, torna il nuovo materiale della New Basket Brindisi a disposizione dei tifosi. Giovedì 23 luglio, ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale 100 Notizie Brindisi, che apriamo parlando dell'emergenza xylella, perché la situazione in Puglia resta particolarmente delicata e resta delicata anche in provincia di Brindisi. Ci sono nuovi focolai nella zona di Fasano. Sul fatto è intervenuta Coldiretti Puglia, che ha chiesto un intervento immediato affinché non ci siano delle conseguenze più gravi. Con i due ulivi risultati infetti da xylella in località Lama Lunga, in agro di Fasano, ad appena 350 metri dal confine dell'agro di Monopoli, sono saliti a 4 i focolai a Fasano in provincia di Brindisi, per cui è urgente procedere immediatamente con gli espianti chirurgici previsti nell'area cuscinetto. E quanto dichiara Coldiretti Puglia, che chiede interventi risoluti per evitare che l'infezione, che ha raggiunto pericolosamente il limite della zona cuscinetto, prosegua la sua avanzata senza ostacoli. Gli agricoltori vivono un periodo di forte criticità tra l'avanzata della xylella e la crisi di mercato causata dall'emergenza Covid-19. Le tante, troppe infezioni riscontrate a Fasano, Ostuni, come già avvenuto a Carovigno, afferma il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, disegnano uno scenario oscuro già visto a Oria e Francavilla, dove per non abbattere 47 ulivi malati, con espianti bloccati da ricorsi al TAR, sono poi morti 3.100 alberi, consentendo al vettore di continuare ad infettare migliaia di esemplari anche monumentali. La xylella è certamente la peggior fitopatia che l'Italia potesse conoscere, che cammina ad una velocità impressionante, considerato che in 6 anni il danno del patrimonio olivetato ha superato 1,6 miliardi di euro. Continua a mancare, denuncia ancora Coldiretti, una strategia condivisa e univoca tra enti regionali, nazionali e comunitari per fermare la malattia e ridare speranza e futuro ai territori che hanno perso l'intero patrimonio olivicolo e paesaggistico. Sotto accusa, conclude Muraglia, ci sono anche le responsabilità comunitarie, a partire dal sistema di controllo dell'Unione Europea con frontiere colabrodo, che hanno lasciato passare materiale vegetale infetto, poiché il batterio che sta distruggendo gli ulivi pugliesi è stato introdotto nel Salento dal Costa Rica attraverso le rotte commerciali di Rotterdam. Dall'autunno 2013, data in cui è stata accertata su un appezzamento di olivo a Gallipoli la malattia, si è estesa senza che venisse applicata una strategia efficace per fermare il contagio, che dopo aver fatto seccare gli ulivi leccesi ha intaccato il patrimonio olivicolo di Brindisi e Taranto fino ad arrivare in provincia di Bari. Ed ora è davvero SOS. Nei giorni scorsi più volte ci siamo occupati di una situazione comunque delicata, non proprio allarmante, ma delicata a Cisternino sul piano dell'ordine pubblico. Insomma, si erano verificati soprattutto troppi furti in zona. Per questo il sindaco di Cisternino ha avanzato una proposta che è stata accolta dalla prefettura di Brindisi. Le forze dell'ordine saranno coadiuvate da un gruppo di cittadini che avranno il compito di segnalare eventuali movimenti anomali tanto alla polizia locale quanto alle forze dell'ordine. Il tutto è stato inserito in un protocollo d'intesa firmato in prefettura.
Troppi furti, c'è bisogno anche dell'aiuto della cittadinanza. In prefettura la presenza dei vertici territoriali delle forze dell'ordine, il prefetto di Brindisi e il sindaco del comune di Cisternino hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per il controllo di vicinato. L'iniziativa, che nasce con l'idea di rafforzare ulteriormente la partecipazione civica, fornisce un ulteriore importante contributo alle attività di prevenzione generale e di controllo del territorio istituzionalmente svolte dalle forze di polizia, implementando da un lato le tradizionali linee di intervento e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e favorendo dall'altro la coesione solidale mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio e l'incremento dei livelli di consapevolezza sulle problematiche esistenti. Allora, si tratta di una, diciamo, di un protocollo d'intesa con cui viene il progetto controllo di vicinato viene reso a tutti gli effetti operativo sul nostro territorio. Di che cosa si tratta? Si tratta di alcuni cittadini che avranno la possibilità di controllare il territorio e dare indicazioni intanto al nostro comando polizia locale, ma soprattutto nelle fasi più importanti anche agli organi di polizia, su movimenti strani o che non sono soliti, di persone, di macchine che frequentano, diciamo, le nostre, diciamo, campagne, il nostro centro abitato. Quindi segnalazioni che vengono di sospetti, per cui poi si attiva tutta una serie di indagini per verificare che quei sospetti poi magari sono veramente oggetto di situazioni che possono in qualche modo creare problemi alla comunità. Com'è nata questa iniziativa? Allora, questa iniziativa è nata a seguito di furti in abitazioni, soprattutto nel territorio diciamo di campagna del nostro comune, che è molto abitato e che aveva in qualche modo spaventato, diciamo, la tranquillità del territorio stesso. I cittadini volevano organizzarsi, volevano creare appunto una rete di controllo, di segnalazioni, per fare in modo che le forze dell'ordine poi intervenissero prontamente. Quindi questa è nata da un'esigenza di tranquillità che si vuole sul nostro territorio, ma anche di un maggiore controllo di quello che avviene. C'è una situazione, ormai da tempo ce ne siamo occupati diverse volte, molto delicata a Brindisi, che è quella del quartiere Torre Rossa. In questo momento, ancora una volta, dobbiamo dire, ci sono almeno 450 persone costrette a vivere senza acqua e fogna. La situazione si è ulteriormente aggravata negli ultimi giorni. Inutile sottolineare che ci sono anche dei rischi sul piano igienico-sanitario. Della vicenda si è occupato il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Fabiano Amati, che ha anche scritto al prefetto per evidenziare quanto sia tragica questa vicenda. Il consigliere Amati è in diretta video con noi. Ben ritrovato, consigliere. Allora, intanto le chiediamo qual è la situazione in base a quelle che sono le informazioni in suo possesso. Buongiorno a voi. La situazione era già critica sotto il profilo igienico-sanitario, se non impossibile. Adesso, se questo fosse addirittura plausibile, è ancora più grave, perché quell'agglomerato finora prendeva acqua non potabile da alcuni pozzi artesiani. Da qualche giorno i pozzi artesiani non vengono tributati più dalla falda di acqua e quindi c'è anche la difficoltà all'emungimento. Io sto facendo delle verifiche sul piano idrologico, anche perché, diciamo, da vecchio presidente dell'autorità di bacino è una disciplina che insomma, ho praticato per diversi anni e ho l'impressione che sia accaduto qualcosa. E quindi allo Stato non posso anticipare nulla, perché queste cose si dicono solo quando c'è certezza. Però è accaduto qualcosa che ha turbato l'equilibrio idrologico della zona. Quindi mentre prima si poteva magari anche tollerare, se si può dire così, una situazione già di per sé critica, adesso bisogna fare gli allacci immediatamente, sia dell'acqua che della fogna. E bisogna farli, Acquedotto è pronto a farli, bisogna soltanto che il comune dia il via libera, il procedimento amministrativo di
variante del, attraverso un piano di recupero è da anni che è stato abbondantemente approvato, le cessioni delle aree sono state effettuate, gli atti d'obbligo unilaterali pure, insomma non c'è nessun motivo e comunque se ci fosse qualche motivo sarebbe marginale e prioritario fare gli allacci, ripeto, l'acquedotto pugliese è pronta a farli e per questo ho scritto al prefetto chiedendogli la convocazione di una riunione, perché l'alternativa agli allacci è sgomberare il quartiere, che mi sembra una cosa molto più complessa. Assolutamente, situazione di assoluta emergenza. Consigliere, aggiorniamoci poi nei prossimi giorni, così ci farà sapere innanzitutto qual è stata la risposta del prefetto e se ci sono novità. Le chiedo soltanto velocemente se ha avuto modo di sentire qualcuno dell'amministrazione comunale di Brindisi. No, guardi, non ho ascoltato nessuno, anche perché è una questione che appartiene alla burocrazia comunale, un atto gestorio. A me piace parlare con gli atti ufficiali, per me la pubblica amministrazione non si fa come se si stesse al bar, ecco, con telefonate, si producono atti ufficiali. È un motivo di ritenere, anche perché persona competente, seria e equilibrata, che la solita attenzione del prefetto possa far scatenare quello che chiedo, cioè la riunione, anche con la ASL, perché ci sono notevoli problemi, certo, igienico-sanitari, e quindi la burocrazia comunale si convinca che magari bisogna affrettarsi a autorizzare immediatamente gli allacci. Grazie al presidente Fabiano Amati, buon lavoro. Grazie a voi. Insomma, una situazione difficile, vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, il generale di divisione Francesco Mattana, ha fatto visita alla caserma Salvatore Russo, sede della compagnia di Ostuni. L'ufficiale generale è stato accolto dal comandante provinciale di Brindisi, il colonnello Nicola Bia, dal comandante del gruppo di Ostuni, il tenente colonnello Tiziano Lagrua, e dal comandante della compagnia di Ostuni, il capitano Gerardo Chiusano. Come da programma, il generale, dopo aver incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso la compagnia di Ostuni, ha presieduto un briefing istituzionale nel corso del quale il comandante di reparto ha illustrato i più importanti aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica. Inoltre sono state approfondite le principali tematiche operative riguardanti il corpo, facendo il punto sulle più importanti attività investigative, con particolare riferimento al contrasto delle frodi fiscali, alla tutela della spesa pubblica e alla repressione dei traffici illeciti. Nel complimentarsi per l'attività complessivamente svolta dai finanzieri della compagnia, il generale ha ringraziato le Fiamme Gialle ostunesi anche per il contributo fornito durante l'emergenza da Covid-19, per il contenimento del contagio attraverso l'impiego di pattuglie impegnate in servizi di controllo del territorio dedicati. I ristoratori, alcuni ristoratori brindisini, hanno incontrato rappresentanti dell'amministrazione comunale per esporre le criticità dovute alla chiusura di alcuni corsi. Un gruppo di commercianti e ristoratori brindisini ha incontrato l'assessore alle attività produttive del comune di Brindisi, Oreste Pinto, per affrontare le problematiche relative alla chiusura del centro storico. Il dibattito è quanto mai aperto. Gli imprenditori, tutti i componenti del comitato partite IVA, hanno elencato una serie di proposte. Chiudere il centro storico esclusivamente nei weekend, oppure posticipare quotidianamente la chiusura alle 21.30 e ancora migliorare la segnaletica per le zone adibite a parcheggio, incrementare il servizio navetta presso i parcheggi di via Spalato e della scuola Salvemini, aumentare l'impianto di illuminazione del parcheggio in via Spalato e prolungare sino ad ora tarda il servizio motobarca per i cittadini che da Rione Casale scendono in centro. È avvenuto ieri pomeriggio un incontro tra l'assessore Pinto e 30 persone, tra cui commercianti e ristoratori. Il dibattito è sempre stato sull'ordinanza riguardante la chiusura del centro storico. L'incontro ha avuto toni molto pacati e tranquilli, dalla quale sono emerse delle proposte da effettuare all'amministrazione comunale per apporre delle modifiche a questa ordinanza che comunque sta danneggiando il fatturato delle attività presenti all'interno del centro storico. Queste proposte sono state da noi presentate ieri sera tramite mail e oggi protocollate. Speriamo che l'amministrazione comunale possa quanto prima accettarle e modificare tale ordinanza. Ci fermiamo adesso, c'è un po' di pubblicità, la linea va alla regia, curata oggi dalla sede di Brindisi di Studio 100 TV, da Alessandro Colavito. Tra poco.
Troppi rifiuti sulla litoranea brindisina, lo abbiamo denunciato più volte, un malcostume che purtroppo riscontriamo ogni estate, che riguarda evidentemente non soltanto le spiagge che prontamente vengono poi ripulite o da Ecotecnica o da gruppi di volontari, ma anche le strade della litoranea nord. Per questo il Comune di Brindisi ha pensato a un giro di vite per contrastare questo fenomeno e anche avviato una campagna di sensibilizzazione. Qualcuno ha scambiato la costa brindisina per una sorta di discarica a cielo aperto e questo vale tanto per le spiagge libere quanto per le strade della litoranea. Per questo il Comune di Brindisi, dopo aver intensificato i controlli, ha promosso una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con Ecotecnica. Ma il riscontro è positivo nella misura in cui troviamo appunto la disponibilità dei cittadini, intanto ad ascoltare per essere informati, per comprendere l'importanza della raccolta differenziata e, come avete giustamente anticipato, l'importanza di tenere pulite le nostre coste, perché purtroppo spesso la fruizione delle coste comporta anche una maggiore presenza di rifiuti. Però devo dire che c'è tanta attenzione da parte dei cittadini e tanto dispiacere nei confronti di chi invece continua a conferire in maniera errata, in maniera abusiva, non so come dirlo, questi rifiuti lungo la litoranea che davvero mortificano tutti e il territorio soprattutto. Qual è la situazione generale che avete trovato all'inizio di questa stagione estiva? Abbiamo fatto una pulizia davvero radicale e questo è stato visibile, ce l'hanno riconosciuto tutti, è stata fatta una pulizia radicale sia per quanto riguarda l'aspetto legato al verde, sia per quanto riguarda appunto la rimozione dei rifiuti. Purtroppo il fenomeno degli abbandoni, degli ingombranti continua a verificarsi, stiamo avendo i primi risultati delle videocamere, quindi le prime sanzioni sono state già fatte e purtroppo dobbiamo continuare con questa azione repressiva perché evidentemente c'è qualcuno che ancora non comprende il danno che comporta questa attività illecita di abbandono dei rifiuti. Assessore, sulla costa e non necessariamente intendiamo sulle spiagge, c'è anche una situazione molto molto delicata relativa all'abbandono di rifiuti sulla strada, mi riferisco proprio alla litoranea. Sì, mi riferivo anche a quello, anzi soprattutto a quello, perché purtroppo l'abbandono riguarda i cili delle strade e la litoranea poi è sotto gli occhi di tutti, ma anche molte strade interne, purtroppo è quello, accade anche in città. Però è evidente che durante l'estate, quando maggiore la fruizione della costa, la litoranea, notiamo appunto che il fenomeno si incrementa durante la stagione estiva. Lungo le spiagge diciamo che il fenomeno è legato più a qualche distratto, ecco, voglio essere buona, che magari dimentica, no, i rifiuti della giornata da scorsa al mare. E la campagna di sensibilizzazione mira proprio a questo, a far comprendere che si possono portare dei rifiuti, si possono differenziare, si può evitare di produrre rifiuti. Questo è l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione. Parallelamente appunto c'è una campagna di repressione rispetto a questo fenomeno degli abbandoni. L'estate brindisina, c'è un comunicato stampa da parte del consigliere comunale di opposizione Gianluca Quarta di Forza Italia. Che fine ha fatto il Riccardo Rossi che dai banchi dell'opposizione, scrive Quarta, pontificava contro l'affidamento diretto del coordinamento della stagione estiva ad un'associazione del posto? Che fine ha fatto, si chiede ancora Quarta, il Riccardo Rossi che invocava sempre dai banchi dell'opposizione il ricorso ad una manifestazione di interesse con successivo bando pubblico per la scelta degli artisti? Sarà certamente svanito nel nulla, visto che il Riccardo Rossi sindaco ha pensato bene di organizzare un programma di eventi estivi basandosi su una sola proposta presa in esame ed utilizzando i soldi degli abbonati del Teatro Verdi non restituiti agli stessi abbonati. E non è tutto, prosegue il consigliere comunale di Forza Italia, a chi si affida l'organizzazione della stagione estiva, la fondazione del Teatro Verdi, il cui direttore artistico è Carmelo Grassi, ufficialmente indicato come candidato consigliere regionale nelle file del Partito Democratico. È questo il sindaco che invoca la trasparenza, è questo il sindaco che avversava i suoi predecessori ed è questo il sindaco che diceva di voler tutelare la partecipazione democratica attraverso il pieno coinvolgimento di tutti coloro che mostrano interesse per il mondo dello spettacolo anche sulla rassegna estiva, conclude il consigliere. Sono emersi con chiarezza i limiti di un non sindaco, di un personaggio, insomma, ma che ha predicato molto bene e che sta razzolando molto male. La delicata situazione dei lavoratori Sanità Service, è pronto un nuovo sciopero.
Il sindacato Cobas ha convocato un'assemblea di tutti i lavoratori Sanità Service per venerdì 24 luglio dalle ore 11 alle ore 12 presso la sala mensa dell'ospedale Perrino di Brindisi per illustrare il contenuto della riunione tenuta a Bari per evitare la esternalizzazione. I risultati della riunione sono stati completamente negativi, commentano dal sindacato, in quanto la regione afferma che non sia possibile evitare in nessun modo l'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato. Il sindacato Cobas aveva proposto l'accorpamento dei servizi di ausiliariato e pulizie. Oggi separati, che di fatto avrebbe reso inutile l'applicazione della sentenza. Ricordiamo che lo scorso 1 luglio il Consiglio di Stato, investito dal ricorso proposto da Marcas SRL nei confronti di Sanità Service ASL Brindisi, aveva annullato il provvedimento di affidamento in house, gettando nello sconforto tutti i lavoratori. Il sindacato Cobas in tutti questi anni ha tentato, aprendo anche degli spazi di discussione significativi con la regione, non appoggiato da nessun altro sindacato. Su che cosa? Su una sentenza molto strana del Consiglio di Stato che esternalizza, cioè dà ragione alla ditta Marcas di allora, che quando è stato internalizzato il servizio delle pulizie non poteva essere fatto. Perché non poteva essere fatto? Viene considerata in modo retroattivo quella sentenza, quindi molto strana, perché le direttive europee consentono, recepite negli ultimi anni, consentono a Sanità Service di internalizzare ciò che non è direttamente sulla persona. Quindi una battaglia lunga del Cobas, che il 25 di giugno ha realizzato questo incontro alla Regione, era pieno di speranza il Cobas, ma nell'ultima riunione, convocata per darci una riunione, la sentenza è stata, tra virgolette, negativa. L'ASL, la Regione Emiliano dicono che se non si ottempera, se non si attua quella sentenza, passano i guai il direttore generale Pasqualone e l'amministratore di Sanità Service Roseto. Noi crediamo invece che siano ancora possibili delle soluzioni, per questo indichiamo un'assemblea e qui facciamo la proposta di un altro sciopero e di andare tutti a Bari e a dire appunto che si può evitare, ed è questo quello che cercheremo sicuramente al presidente Emiliano. Aveva solo 31 anni Sara Di Bello, sorella dell'arbitro brindisino Marco Di Bello, che si è spenta ieri mercoledì 22 luglio presso l'ospedale Perino di Brindisi a seguito di una malattia. I funerali si svolgeranno questa sera presso la chiesa Santissima Resurrezione a Rione Cappuccini. In segno di cordoglio tutti gli arbitri di Serie A, a partire dalla partita Parma-Napoli di ieri, sono scesi in campo con il lutto al braccio. Il presidente dell'AIA Marcello Nicchi, si legge in un comunicato dell'Associazione Italiana Arbitri, e il vice Narciso Pisacreta, insieme ai componenti del Comitato Nazionale al responsabile del settore tecnico arbitrale Matteo Trefoloni e responsabili degli organi tecnici nazionali, anche a nome di tutti gli arbitri italiani, esprimono a Marco Di Bello e alla sua famiglia profondo cordoglio e vicinanza. E il cordoglio alla famiglia di Marco Di Bello e a Marco Di Bello giunga anche da parte delle redazioni di Studio 100 TV. Si è conclusa la visita di studentesse e studenti del corso di operatore per l'organizzazione, la preparazione e la realizzazione dei costumi di scena a Francavilla Fontana. Si è concluso a Francavilla Fontana il laboratorio didattico a cura dell'Istituto Europeo di Design nell'ambito del corso per operatore per l'organizzazione, la preparazione e la realizzazione di costumi di scena. Le ragazze e i ragazzi hanno potuto ammirare le bellezze storiche e architettoniche della città degli Imperiali, guidati da Alessandro Rodia, Fulgenzio Clavica, Arturo Clavica, e hanno raccolto materiale fotografico ed esperienziale che sarà la base di partenza per la realizzazione di bozzetti ispirati all'architettura, alla cultura e alle tradizioni della città. Il corso, finanziato dalla Regione Puglia con cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso 5 2018, è organizzato e gestito dall'ente di formazione Foris di Brindisi, è realizzato in partenariato con il Comune di Francavilla Fontana e con la casa di produzione cinematografica Bunker Lab. La fase creativa del lavoro è stata condotta
prodotta dai docenti dell'Istituto Europeo di Design. Il gruppo, giunto a Francavilla Fontana il 20 luglio, ha incontrato a Castello Imperiali il sindaco Antonello De Nuzzo, l'assessore all'attività produttive Domenico Magliola, l'assessore alla cultura Maria Angelotti e il produttore cinematografico Alessandro Contessa. Abbiamo accolto con grande piacere i docenti dell'OIED e le studentesse e gli studenti del corso per la preparazione, organizzazione e realizzazione dei costumi di scena, ha dichiarato l'assessore alle attività produttive Domenico Magliola. L'acquisizione di nuove competenze può sostenerci nella valorizzazione della nostra storia e può essere il volano per farci emergere in un contesto molto competitivo, ha aggiunto. A tal proposito, assume grande importanza la creazione di legami con le scuole che formano i migliori professionisti nel settore della moda e del design, come nel caso dell'OIED. L'emergenza coronavirus, insomma, è un dato di fatto che negli ultimi giorni stiano aumentando in maniera esponenziale i contagi in Puglia. Oggi se ne sono registrati altri 9 nella nostra regione, lo ha comunicato la regione Puglia attraverso il solito bollettino epidemiologico diffuso nella tarda mattinata di oggi. 9 casi nelle ultime 24 ore, 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia e 1 fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 224.000 test quasi in Puglia, 3.952 sono i pazienti guariti nella nostra regione, ma 64 sono i casi attualmente positivi, quindi altri 9 casi stando a quello che ha comunicato la regione Puglia nelle ultime 24 ore. Sicuramente l'allerta deve essere massima, così come ha evidenziato anche il professor Lopalco negli ultimi giorni. E adesso lo sport, il calcio. Ieri la società, la proprietà del Brindisi, ha incontrato il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e l'assessore allo sport Oreste Pinto per fare il punto sulla questione iscrizione. Intanto però c'è un nuovo comunicato della Curva Sud Michele Stasi che vi leggiamo. Come ogni anno ci ritroviamo a commentare un inizio di stagione drammatico, senza certezze e con poche speranze, il tutto come da copione. Brindisi, capoluogo di provincia, città meravigliosa, troppe volte violentata e sfruttata a piacimento dell'avventuriero di turno. Anche quest'anno a inizio stagione non ci stiamo facendo mancare nulla, il Brindisi Calcio si avvicina alla scadenza dei termini per l'iscrizione al campionato di Serie D, che non è stata ancora effettuata, con una società divisa in due fazioni contrapposte, quella campana e quella brindisina, che non dialogano tra loro e appaiono assolutamente incompatibili. Non sembra che una tale società possa supportare in maniera dignitosa, come la città merita, un campionato impegnativo come la Serie D. La colpa di ciò non può essere attribuita all'esuberanza della curva nello scorso campionato, al giocatore che aspetta ancora le spettanze del campionato scorso, a quello che giustamente non vuole autopagarsi le tasse, nemmeno a un giornalista che secondo la società potrebbe remare contro per il semplice fatto che fa il suo dovere di informare. Occorre che i soci e i dirigenti, scrivono dalla curva della società, facciano un esame di coscienza senza vergognarsi o cercare di incolpare nessuno, ma prendendo semplicemente atto che mancano le capacità e le possibilità di affrontare un campionato in maniera dignitosa. Se tutto ciò risponde a verità, l'unica soluzione è quella di lasciare la società nelle mani di chi può fare di più, perché noi brindisini meritiamo di più. Questo è il comunicato che è stato diramato in mattinata dalla Curva Sud Michele Stasi. Il basket, ieri pomeriggio è stato inaugurato il nuovo New Basket Store, arredamento e restyling completo, come vedete anche da queste immagini. Una casa moderna per il basket brindisino e pugliese, dove tifosi, cittadini appassionati per la pallacanestro potranno trovare aggiornamenti, informazioni utili sulla partecipazione al 9° campionato consecutivo in Serie A. I prodotti ufficiali del merchandising della New Basket Brindisi, è stato il playmaker Thompson a tagliare il nastro e compiere il primo passo ufficiale nel nuovo store. Tante novità, il store della New Basket sarà aperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20:30. Ricordiamo che si trova in Corso Garibaldi, in pieno centro, numero 29. È davvero tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, parte tecnica curata da Alessandro Colavito in regia, dalla sede di Brindisi di Studio 100 TV. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. We'll be right back.